Matteo! Noi seguiamo le attività delle agende rosse da quando Salvatore Borsellino parlava di una trattativa tra lo Stato e la mafia che era la base dell'omicidio di suo fratello, dell'uccisione di Falcone e delle stragi che insanguinarono l'Italia nel 92 e nel 93. A Torino seguiamo il processo che è portato avanti dal CULM di Palermo, coordinato dal magistrato Nino Di Matteo, e che in questo momento va sostenuto perché oltre alla società civile deve essere sostenuto dalle istituzioni che ben si guardano dal farlo, perché purtroppo in questa trattativa sono coinvolti. Noi siamo qui perché desideriamo che ciascun cittadino faccia un passo in avanti, come stiamo facendo noi, un solo passo. Perché se 100 cittadini fanno un passo, equivale a un eroe che da solo è costretto a fare 100 passi, diventando un bersaglio, un obiettivo, perché gli altri stanno fermi a guardare quanto è eroe questo signore. Ecco, noi siamo qui perché non vogliamo un paese di eroi, non dobbiamo averne bisogno perché non ne abbiamo bisogno. Facciamo un passo a testa, coscienza civile, cittadinanza attiva, pretendere dalle istituzioni, pretendere anche al nostro livello, nella vita quotidiana, comportamenti retti e onesti. Se la vita va male, se l'Italia fa schifo, è colpa nostra. Se i politici fanno schifo, è colpa nostra, non dobbiamo prendercela con altri. Quindi cerchiamo veramente ognuno di fare il suo, a cominciare da quello che fa nella vita di tutti i giorni. Pretendere e dare lealtà e correttezza. Guarda Salvatore, guarda che bella la maglietta della resistenza dell'Ulivo. Ah già che voi siete. Ciao. Oggi è una giornata di lotta perché combattiamo per la verità e la giustizia. È una giornata di protesta contro il silenzio delle istituzioni a fronte delle minacce di morte ripetutamente ricevute da Nino Di Matteo. È una giornata di gioia perché in queste persone che oggi sono arrivate qui da tutta Italia c'è veramente tanta passione, tanta voglia di riscatto, tanta voglia di verità, tanta voglia di giustizia. Questo silenzio delle istituzioni è vergognoso e lasciando soli i magistrati, che persone come Carlo Alberto Dalla Chiesa, come Giovanni Falcone, come lo stesso Paolo Borsellino, poi vengono indicati agli obiettivi alla mafia. E quindi è una grave responsabilità di quelle istituzioni dello Stato che stanno lasciando solo Nino Di Matteo. Se dovesse succedere qualcosa ne saranno direttamente responsabili. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Io ci sono contento di essere qui e mi dispiace che per Giovanni Falcone o Paolo Borsellino non si è potuta fare una manifestazione di questo genere per salvarli. Noi non vogliamo un altro Giovanni Falcone, un altro Borsellino, non vogliamo vedere le parti delle istituzioni che il 23 maggio e il 19 luglio ricordano Giovanni Falcone e Borsellino, ma che in questo momento per Nino Di Matteo tacciono. Che non succeda nulla a Nino Di Matteo. Siamo venuti qui anche per dire quello e perché nel colle qui alle mie spalle a una certa altezza qualcuno che è stato pure colpito dalla mafia nella sua famiglia tolga dall'isolamento, rompa il silenzio per Nino Di Matteo. Perché l'Italia intera, l'Italia sana, moralmente sana, dovrebbe stare qua, perché non possiamo rischiare un altro eroe. Eroi bisogna averli da vivi, non da morti.